Ciao a tutti attori, benvenuti in un nuovo video. Io sono Giordana e questo è il mio canale. Oggi è un video un po' particolare, non mi sono neanche, come vedete, vestita, sono in vestaglia e pigiama, non mi sono truccata, niente, semplicemente perché è un video un po' così per passare il tempo, niente di super serio, e quindi ho detto vabbè, chi se ne frega, per una volta nella mia vita registro in pigiama. Infatti non sono neanche nella solita postazione, come vedete c'è la mia libreria dietro di me, ma sono in un angolo completamente diverso. Comunque, sono qui oggi per parlarvi del bullet journal, perché lo scorso video, il bullet journal di marzo, mi avete chiesto in tantissimi se potessi portare questo video più spesso. Ho deciso di farne una rubrica mensile, dato che comunque è un servizio, un qualcosa che io creo tutti i mesi perché serve a me, mi aiuta a mantenere la mia vita più organizzata e a capire cosa devo fare, e ho deciso quindi di portarvi questa tipologia di video. Ho deciso anche di renderla in modo diverso perché lo scorso mese l'avevo semplicemente messo sulla scrivania girando le pagine e illustrandovi le cose. Questo mese invece ve le farò vedere qui, così aperto per parlarvi anche delle varie cose e parlarne quindi insieme. Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo che qui sotto l'info box ci sono tutti i link per seguirmi su tutti i miei social. In particolare vi ricordo di seguirmi su Instagram a CoroWinsandBooks, perché è il social che utilizzo di più, dove vi parlo di film, libri, serie TV, Funko Pop e tante altre cose nere. Tu direi di cominciare. La prima pagina di aprile, come vedete, è semplicemente una pagina in cui c'è una semplice cover che comincia a illustrare il tema che verrà utilizzato questo mese. A proposito, scusate se sentite urla o rumori, ma mia madre e mio fratello stanno cucinando e mia madre parla al telefono e urla come stessa, come al solito. Ma ok. Cover del mese di aprile, un qualcosa di alla fine molto semplice, c'è semplicemente delle nuvole, perché ho deciso di questo mese di basarmi appunto su nuvole, su il cielo comunque è nuvoloso. E quindi questo è stata la scelta del mio tema. Qui vabbè, poi c'è ancora la pagina da finire di marzo per quanto riguarda i video che pubblico su YouTube. Nelle due pagine successive troviamo il calendario di aprile. Anche qui, come vedete, lo stile è tutto incentrato sulle nuvole, i contorni sono tutti nuvolosi, e poi ho creato delle tabelline, delle piccole tabelle per tutti i giorni della settimana. Ci sono anche i numeretti qui su ogni tabella, vi faccio lo zoom per farvi vedere i numeretti dei vari giorni, e qui c'è una piccola striscietta dedicata alle note o a tutto quello che evidentemente devo aggiungere. Ho già segnato la Gufo Readathon Challenge, perché ovviamente partecipo alla Gufo Readathon, e poi i primi video che usciranno per YouTube sono già tutti segnati. Poi abbiamo il mood tracker, che è questo qui con una nuvoletta bella grande e tutte le goccioline di pioggia che scendono. Ogni giorno corrisponde ovviamente un mood, questa è la tonalità che ho scelto per questo mese. E poi abbiamo l'habit tracker, che è invece la pagina che mi permette di tener conto di tutte le mie abitudini del mese. In particolare io ho scritto Reads, Netflix, Instagram, YouTube, Writing, Study, Emails and Music, perché sono appunto le cose su cui mi concentro di più e che mi interessa sapere maggiormente in che giorni utilizzo queste funzionalità e per quanto tempo, quindi in che giorni leggo, in che giorni guardo Netflix, in che giorni pubblico su Instagram e pubblico su YouTube, perché poi fondamentalmente su Instagram e YouTube almeno un video al giorno o uno scorrimento al giorno su Instagram o su YouTube lo faccio sempre, quindi non avrebbe senso evidenziare tutte le giornate. Poi in che giorni scrivo, in che giorni studio, in che giorni controllo tutte le email del blog, rispondo e creo gli eventuali contenuti, e in che giorno ascolto musica. Mi serve soprattutto A per tenermi al passo con tutte le cose che devo fare per il blog e per YouTube, quindi per Instagram e per YouTube. B per rendermi conto di effettivamente quanto leggo, in quanti giorni leggo,
e mi aiuta a capire anche come ottimizzare meglio i miei tempi di lettura. In che giorni guardo Netflix mi serve per capire se effettivamente guardo Netflix abbastanza e quindi in quel mese magari e quindi è valsa la pena di pagare quei soldi per quel tot del mese. Perché mi capita alcuni mesi di guardare Netflix tutti i giorni per ore e ore e altri magari in cui sono ad esempio sotto esame di non guardarlo quasi per niente. Ovviamente non è che elimino Netflix per questo, mi serve solamente per fare un bilancio e dire guarda questo mese avevi gli esami, lo hai visto meno, sfruttalo il prossimo mese così che sfrutti quei soldi che hai speso, tutto qui. Stessa cosa vale per Spotify e quindi per questo ho un piccolo spazietto dedicato anche alla musica. Per quanto riguarda la scrittura invece mi serve semplicemente per ricordarmi in quali giorni ho scritto e capire così più o meno in un mese quanto ho scritto, perché bene o male scrivo sempre più o meno lo stesso numero di parole e capitoli al giorno, quindi mi serve per farmi un'idea nella mia testa, più o meno. Il prossimo sketch, le prossime due pagine sono molto semplici. Ho semplicemente creato un contorno grigio e ho diviso le spese del mese, l'haul del mese, quindi tutto quello che compro che mi arriva a casa, i libri che guarderò in questo mese e le serie che guarderò in questo mese. Semplice, veloce, efficace e assolutamente super comodo. Poi ho realizzato una pagina per il video planner, anche qui con il contorno, come contorno le nuvole. Video planner ho scritto Insta Stories e Instagram, ma creerò qui sotto anche una sezione per YouTube. Mi serve appunto per capire cosa pubblicare su Instagram, nelle stories e su YouTube. È la prima volta che utilizzo questo tipo di pagina, questo tipo di organizzazione. Non ho mai creato una pagina dedicata ai video planner, però credo che possa essere un qualcosa di molto utile, soprattutto per me che bene o male ho bisogno di avere un planner di almeno due video al mese su YouTube, due video a settimana, scusate, su YouTube, che magari vuole parlare di tante cose nelle stories, perché come sapete, se mi seguite su Instagram, sono logorroica, ma per un motivo o per un altro non riesco mai a dire tutto quello che devo dire, perché parlo troppo e quindi a un certo punto mi fermo e magari ho più cose da dirvi in un giorno solo, invece così mi posso organizzare per smistarle in più giorni. Nella pagina accanto invece c'è semplicemente una quote: No rain, no flowers, senza pioggia non ci sono fiori. E quindi c'è una nuvola con le goccioline che fanno crescere i fiori, semplicemente. Poi abbiamo due pagine dedicate all'University Planner, quindi appunto il planner di quello che devo studiare per l'università. Ci sono appunto sempre le nuvole a fare da contorno, tutti i giorni del mese vicino ci scriverò cosa devo studiare ogni giorno e una piccola box per gli esami, per dedicarmi agli esami, quindi lì ci saranno segnati appunto tutti gli esami che dovrò dare in quel mese e così via. Poi abbiamo il diet planner, perché purtroppo io seguo una dieta e cioè purtroppo nel senso non purtroppo, seguo una dieta e la dietologa mi ha detto di scrivere tutto quello che mangio ogni giorno nonostante io seguo la dieta, perché così se faccio qualche sgarro, se mangio qualcosa in più, si evince da appunto il planner e si può capire effettivamente se ho messo per esempio mezzo chilo in più, quel mezzo chilo da dove sia uscito. È una cosa che mi ha aiutato molto in questi mesi, è stata molto utile e infatti la utilizzo praticamente in ogni team, in ogni mese, in ogni monthly team. Un'altra pagina è dedicata alla GUFO Readathon con appunto le materie obbligatorie, le materie a scelta e tutti i libri che ho scelto e che voglio leggere per le materie obbligatorie e per le materie a scelta, con appunto dei quadratini in modo che man mano che li leggerò potrò cancellarli. Io faccio parte della casata di Grifondoro, non so se qualcuno che mi segue fa parte di Grifondoro, se si iscrivetemi, mi raccomando, siamo coalizzati, per ora stiamo vincendo, continuiamo così. Cioè, per ora io sto registrando di 30 marzo, poi non so quando uscirà questo video se staremo ancora vincendo. Spero di sì, fu così che mi portai spia da sola. Arriviamo alle pagine dedicate alla lettura con il page tracker, che sono, come vedete, delle piccole nuvolette con i giorni del mese. E qui sotto invece ci sono il numero delle pagine con disegni colorati di colori diversi.
Questo perché? Perché è un metodo che ho utilizzato anche a marzo e che mi sono resa conto sia molto efficace, per me almeno, per come mi trovo a lavorare e organizzarmi io, ovvero ogni mese, ogni giorno, leggo un tot di pagine, tipo ne leggo 200, allora coloro la nuvoletta numero 1 dello stesso colore del numero 200 e sotto al numero 1 scrivo precisamente, con precisione, quante pagine ho letto e alla fine del mese scrivo il totale delle pagine lette in quel mese, in modo che alla fine dell'anno potrò fare una somma di tutte le pagine lette durante l'anno e capire più o meno se sono migliorata o peggiorata l'anno scorso, che l'anno scorso ne lessi tipo 28.000, qualcosa del genere, non ricordo neanche, devo andare a vedere su Goodreads. Ovviamente questo conto continuo a tenerlo anche su Goodreads, però mi piaceva tenerlo in qualche modo anche cartaceo, quindi l'ho portato anche sul bullet journal. E poi abbiamo la pagina dedicata alle letture, in ogni nuvoletta ci andrà la foto del libro che ho letto e accanto il mio parere con le stelline. Io ho dedicato 3 pagine, come vedete, perché sapete che io leggo molto, e ho lasciato anche una pagina vuota nell'eventualità in cui leggessi più di 9 libri e mi servisse un'altra pagina, altrimenti qui ci metterò una quote o mi ingegnerò a disegnare qualcosa. Infine abbiamo la pagina dedicata a YouTube che non è ancora completa in realtà, ora che ci penso, ora che la guardo, perché devo fare anche qui qualche contorno di nuvolette. Comunque qui ci andranno le copertine di tutti i video che usciranno in questo mese, come ho fatto a marzo. Mi è piaciuto molto il fatto che io lo abbia fatto a marzo perché è stata la prima volta, perché appunto posso tenere così d'occhio tutti i video usciti in quel mese, posso sfogliare il bullet journal e dire ah, questo mese sono usciti questi video, sì, mi ricordo. Comunque è un modo per passeggiare nel viale dei ricordi, diciamo così. E quindi farò la stessa cosa ad aprile. Questo era il mio bullet journal, il mio monthly theme. Io spero che vi sia piaciuto. Non so ancora che tema userò a maggio, pensavo a qualcosa tipo fiori di lavanda o cose del genere. Ci tengo a precisare che il tema di aprile è ispirato al tema di Amanda Rutledge, perché è stata lei a idearlo, io ho semplicemente cercato di riportarlo secondo il mio stile, ma più o meno il tema è quello. Vi lascio comunque il suo Instagram qui nel video in caso vogliate andare a dare un'occhiata a quello che crea lei. Anche lei ha un canale YouTube, anche lei parla di bullet journal, ha i suoi monthly plan with me, quindi insomma è fantastica. Lei e Bugen Cookies sono i miei 2 profili preferiti per quanto riguarda il bullet journal. Ma comunque, a parte questo, spero che la mia versione del bullet journal di questo mese vi sia piaciuta. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se anche voi avete intenzione di fare un bullet journal simile oppure se lo state facendo diverso, qual è il vostro tema di questo mese. Se il video vi è piaciuto come al solito mettete un pollicione in su, commentate qui sotto rispondendo alle domande che vi ho chiesto precedentemente, condividete questo video con tutti i vostri parenti, cugini, amici, cani, gatti, topi, elefanti, coccodrilli e anche l'aquila reale. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche ai miei video e noi ci vediamo al prossimo video.